Bentornati a una nuova puntata della rubrica La Nutrizionista Chilometro Zero. Io sono Raffaella Bocchetti, una biologa nutrizionista, e oggi sono venuta nella provincia di Pesaro Urbino a conoscere gli agriturismi della zona. Oggi in particolare sono a Vallefoglia, la locanda Montelippo, a conoscere Alice e Andrea Aiudi. Ciao Andrea! Ciao Raffaella! Oggi parleremo dei ceci, uno dei legumi più utilizzati nella nostra cucina, ma anche nella cucina di tutto il mondo. I ceci, perché? Perché i ceci sono un legume dal punto di vista nutrizionale completo, perché ha sia carboidrati, proteine, fibre e pochissimi grassi, quei pochi però sono dei grassi buoni. Sappiamo che hanno tanti carboidrati, quindi sono tanto calorici, ma ricordiamoci che i ceci secchi hanno tante calorie, mentre quando li cuociamo queste calorie diminuiscono. Inoltre, dato che hanno tante fibre, queste fibre diciamo riducono l'assorbimento degli zuccheri, tant'è che hanno un indice glicemico molto basso e quindi sono adatti anche per chi soffre di iperglicemia o di diabete. Sono dei legumi particolarmente ricchi di proteine, per questo sono adatti ai bambini, agli adolescenti, ma anche agli sportivi. Tra l'altro hanno quasi tutti gli aminoacidi essenziali. Inoltre, come tutti i legumi, sono ricchissimi di sali minerali. Allora Andrea, che cosa ci prepari oggi con i ceci? Facciamo come prima ricetta, facciamo un hummus di ceci con una piadina all'olio d'oliva e farina di farro. I ceci dove li hai presi? Allora, i ceci sono dell'azienda agricola Gentilverde, e sono stati messi in ammollo, poi bolliti e adesso ce li abbiamo pronti già precotti. Okay. Volevo farvi notare come i ceci di questa zona sono molto piccoli, quindi hanno una buccia molto sottile, quindi sono più teneri, hanno necessità di una cottura un po' più breve. Molto breve, sì. Molto breve. E questo è importante perché? Perché i ceci sappiamo benissimo che hanno degli effetti un po' negativi sul nostro intestino. Un piccolo trucchetto è farli cuocere con alloro, salvia per renderli più digeribili. È anche vero che questi ceci, dato che hanno questa buccia più sottile, quindi come vedete una volta bolliti non si stacca, dà molto meno fastidio al nostro intestino. E ovviamente questi sono prodotti che voi potete trovare nei mercati di campagna amica della zona. Prendiamo un mixer, mettiamo questi ceci già bolliti all'interno. Quanto li hai fatti bollire questi? Ma non ci vuole tantissimo, una quarantina di minuti sono già pronti questi. Hanno un ammollo delle 12 ore, quindi alla sera si mettono a bagno nell'acqua e li lasciamo a bagno tutta la notte. E alla mattina 40-45 minuti sono pronti. Ok. Vi ricordo che se non avete tempo li potete cucinare precedentemente e congelare perché non perdono le loro caratteristiche nutrizionali, quindi le potete tenere sempre a disposizione. Allora, nella mia versione ci metto praticamente del succo di limone. Che ricordiamo aiuta l'assorbimento di ferro di cui sono ricchi i ceci. Mezzo spicchio d'aglio, dove ho tolto la parte interna, l'anima. Certo, l'anima, così si sente anche meno. Esatto. Pochissima curcuma e un pochino di paprika, leggera. Quindi è una versione un po' rivisitata dal classico. Sì, nel senso, sì, più diciamo... manca onestamente una parte che si chiama la tagine, la crema di sesamo. Esattamente, la crema di sesamo, che non è difficile da trovare, ma la paprika e la curcuma sono più facili da trovare. Certo, e facevo... comunque anche un po' più light in questo modo. Light, sì. Perché il sesamo tostato comunque con per fare la crema di sesamo è un pochino più pesante. Questo certo. Rimane molto più light. E andiamo a frullare, se manca aggiungendo dell'olio a filo. L'hummus non è una ricetta nostra ovviamente, però anche in Italia adesso cominciamo a riprendere, anche perché può essere una buona occasione per far mangiare i ceci, i legumi ai bambini, oppure anche come finger foods adesso si utilizza. Però effettivamente utilizzando i nostri ceci, i nostri prodotti, direi che diventa a tutti gli effetti un prodotto italiano. Esattamente. Quindi frulliamo i ceci aggiungendo un po' di olio a filo. L'olio lo producete voi? L'olio è il nostro, sì. L'olio è di nostra produzione.
ovviamente come agriturismo avete anche l'azienda agricola con i vostri prodotti. Sì, abbiamo 2 ettari d'orto dove produciamo gli ortaggi che abbiamo bisogno per l'azienda agricola e abbiamo degli animali, quindi abbiamo una piccola bassa corte, quindi conigli, polli, faraone che usiamo per la nostra azienda agricola. Ci aggiungo dell'acqua di cottura del cece. E lasciamo frullare. Lasciamo quasi. Questa è la consistenza ottenuta. Quindi non è proprio come una vellutata, no, è un po' grossolana. Lasciamo grossolano. Lasciamo grossolano. E ci andiamo a prepararci la piadina. La piadina fatta con la farina? Farina di farro. Oh, ok. Sempre, sempre delle nostre amiche del Gentilverde che ci danno anche la farina di farro. Ricordiamo che questa è la zona in cui viene coltivato un farro, tra l'altro molto buono, particolare. E utilizziamo la farina di farro anche perché ha più fibre, è un po' meno calorico, quindi, e ha più proteine, quindi rispetto a una farina normale, sicuramente un piatto nutrizionalmente più equilibrato e più corretto. Giustamente. Vai. Vado. Farina di farro al 100%, qui 130 g di acqua con 30 g d'olio. Quindi hai sciolto l'olio nell'acqua. Esattamente, un pizzico di sale. E impastiamo. La farina di farro rimane comunque sempre più ruvida come impasto. Certo. Quando andremo a stendere la piadina la faremo leggermente più spessa. La farina di farro è comunque un integrale. Esatto. E ricordiamo che il farro è una pianta molto, è un cereale molto resistente, quindi non ha neanche bisogno di trattamenti per essere coltivato, quindi è un biologico, diciamo, naturale. È un biologico naturale. Ok, l'impasto è diventato un impasto omogeneo, lo lasciamo riposare in una ciotola coperta con la pellicola per una mezz'oretta e poi andremo a dividerlo in 4 parti e andremo a tirare 4 piadine. Perfetto. E andremo in cucina a fare questa operazione. Ma in cucina riuscirò a conoscere anche Alice? Alice si aspetta in cucina. Perfetto. Oh, finalmente conosco Alice. Piacere. Mio. Alice, però di cosa ti occupi qui in azienda? Questa è un'azienda familiare, quindi più o meno tutti facciamo tutto, tranne io la cucina, che si occupa solo mio fratello. Lui è lo chef. È lo chef di casa. Di casa. E io mi occupo soprattutto della gestione della sala, quindi dei clienti, l'accoglienza delle camere, sia per le camere che per il ristorante, e dell'azienda agricola, quindi le varie trasformazioni, raccolte, le varie cose. Perfetto. Partiamo. Praticamente abbiamo preso il panetto che ha riposato quei 15, quella mezz'oretta, abbiamo diviso in 4 e facciamo 4 piadine. Quindi un pochino di farina, sempre lavorando con la farina di farro, la stendiamo. È un pochino più difficile. La terremo più spessa, non è proprio una classica piadina, la terremo più spessa, dobbiamo farla croccante, quindi cerchiamo di farla, inseriamo una prima cottura in pentola, cioè in una pentola per piadine. Ok, ci siamo. Praticamente questo è lo spessore che vogliamo ottenere e la portiamo a cottura. Sempre bella mossa, andiamo a 3/4 di cottura, poi l'ultimo minuto, diciamo gli ultimi minuti, la passiamo alla brace, quindi prende quel sapore un pochino di affumicato della brace e gli diamo l'ultima croccantezza. Quindi un paio di minuti di cottura. Basta.
questa è la cottura, diciamo, siamo a tre quarti, ancora non è completamente cotta all'interno, ma è rimasta morbida, e poi la passeremo sulla nostra griglia. Per finire il piatto aggiungiamo un pochino di paprika sopra, olio d'oliva, e ci mettiamo le nostre piadine croccanti ripassate alla griglia. Un aperitivo perfetto, oppure un pranzo leggero, decisamente. Andrea, per la ricetta della domenica cosa ci consigli? Facciamo un passatello all'urbinate. Ah, quindi proprio tipico qua della zona. Qua nostra zona, prendiamo un passatello classico con due tipi di formaggio. Un 75% di parmigiano e un 25% di pecorino, pan grattato, noce moscata, scorza di limone e uova. Quindi questo è il tuo cavallo di battaglia? Questo è il mio cavallo di battaglia, quindi poi lo faremo con una crema di ceci, quindi ceci non mollo la notte, lessati 40-45 minuti che li abbiamo qua, li frulleremo con dell'olio d'oliva, del sale e del pepe. Andremo in secondo momento in cucina, spadelleremo la goletta, questo guanciale di maiale. Questo qua. Esattamente, e lo toglieremo dal fuoco, aggiungeremo la nostra crema di ceci e poi ci spadelleremo i passatelli. Finiremo con del rosmarino e della goletta croccante. Perfetto, pecorino stagionato o fresco? Pecorino stagionato. Perfetto, ricordiamo che questi prodotti li potete trovare nei produttori locali o nei mercati di Campagna Amica. Esattamente. E ricordiamo anche che le caratteristiche nutrizionali dei formaggi soprattutto sono influenzate tantissimo dal come vengono allevati gli animali, certo, tu lo sai, perché c'è cosa mangiano, quindi ovviamente avremo un prodotto di qualità se un allevamento magari all'aperto, che possono mangiare quello che trovano e soprattutto che stanno bene, degli animali che sono, diciamo, in salute e sono felici. Esattamente, animali felici. Allora, uniamo la farina, il pan grattato, i formaggi. Prendiamo le uova, scusa. Le uova sono tue? Le uova sono mie. Ah, quindi siamo in piena produzione. Sì. A metro zero. Meno di zero. Meno di zero. Ricordiamo che anche le uova, le loro caratteristiche nutrizionali dipendono tanto da cosa mangiano le galline, come stanno in salute, come vengono allevate. Allora, sale, un po' di pepe. Del sale, un po' di scorza di limone. Ma mentre cucini io sono sempre molto curiosa. Allora, abbiamo uova di colore diverso, sono galline, sono di più giovani diverse. Esattamente. Ah. Abbiamo anche uova di oca di sotto. Ah, dopo di loro. Che sono particolarmente grandi. Esattamente. Sono abbastanza grandi. Ma quindi passiamo. Dato che mettiamo la scorza, magari facciamo attenzione di prendere quelli non trattati. Esattamente. Meglio se abbiamo un alberello nel nostro orto o come me nel mio terrazzo. No, nel terrazzo viene meglio, all'orto dopo l'inverno. Il pasto deve venire comunque abbastanza duro per riuscirlo a passare poi nel secondo momento. Certo. Bisogna anche avere un po' di muscoli. Esatto. Ok, abbiamo ottenuto un bel panetto. Mm-hmm. Anche questo lo lasciamo riposare. Per quanto tempo? Mezz'oretta. In frigo o fuori? Ma anche fuori frigo, nel senso. E nel frattempo prepariamo la crema. Abbiamo dei ceci già cotti. Okay. Ci mettiamo una punta di acqua di cottura del cece. Li sali quando li fai cuocere? No. Questo è importante. No, quindi adesso ci metto un po' di pepe e un pizzico di sale. Olio d'oliva, un
e frulliamo. Quindi deve diventare una vellutata. Una vellutata. Questa sarà la consistenza finale. Quindi morbida. Morbida, morbida. Passiamo in cucina. Passiamo in cucina e andiamo a finire il piatto. Un piatto, infariniamo. Prendiamo il nostro impasto che è riposato, lo mettiamo sullo, chiamiamo schiacciapatate e andiamo a pressare, a formare i nostri passatelli. Non è un compito molto facile. Una punta d'olio in pentola. E mettiamo la nostra goletta a rosolare. Mentre si rosola, saliamo l'acqua. Portiamo una bella rosolatura croccante. A questo punto prendiamo solo la parte della carne, quindi solo la goletta, lasciamo tutti i suoi succhi e più grassi e possiamo immergere i nostri passatelli che abbiamo precedentemente fatto. Quindi aggiungiamo la nostra crema di ceci. Qualche cece e del rosmarino tritato. E questa è la consistenza della nostra cremina, dove andremo a saltare i nostri passatelli. Il passatello viene su quasi subito e andiamo a finire il piatto. Che profumo che viene! Grazie mille. Allora, impiattiamo, questo è il risultato finale, questo passatello con questa crema di ceci, del rosmarino e qualche ceci, qualche intero. Ceci intero abbiamo rimesso poi nel saltare, quindi perfetto. Lo finiamo con questa goletta bella croccante. Ok, sporco tutto. E ora metto il rosmarino. Voilà. È un tocco di colore. Grazie Andrea e Alice per averci ospitato in questo bellissimo agriturismo. Vi ricordo che tutti i prodotti li trovate dai produttori locali che sono presenti nei mercati di Campagna Amica della provincia di Pesaro Urbino. Io vi do appuntamento a mercoledì della prossima settimana, sempre su Rossini TV, canale 633. Vi ricordo che le ricette e le videoricette le potete trovare sul mio blog www.lamiabiologanutrizionista.it e sui social di Coldiretti Marche, Campagna Amica e Terra Nostra. Arrivederci!